Amici ciclisti, preparatevi a un viaggio terrificante attraverso le 13 peggiori piste ciclabili del mondo. In questo video viaggeremo per il globo, esplorando percorsi che sfidano la logica, la fisica e il buon senso. Prima tappa, Edimburgo, Scozia. Iniziamo il nostro tour infernale nella capitale scozzese, dove una pista ciclabile idiota ci costringe a zigzagare tra auto parcheggiate, cassonetti della spazzatura e lampioni come in un gioco di gincana estremo. Seconda tappa, Romania. Dalla Scozia ci spostiamo in Romania, dove una pista ciclabile si trasforma in un parco giochi di ostacoli bizzarri. Alberi, pali della luce, dissuasori di cemento. Sembra il set di un reality show di sopravvivenza. Terza tappa, Londra, Inghilterra. Nella nebbiosa Londra, una pista ciclabile ci porta dritto dritto a un cantiere edile. Forse i progettisti pensavano che i ciclisti avessero bisogno di un po' di adrenalina dopo una pedalata tranquilla. Quarta tappa, Edimburgo, Scozia, di nuovo. A quanto pare Edimburgo ha un serio problema con le piste ciclabili. Qui la segnaletica è talmente confusa che anche Einstein si perderebbe. Quinta tappa, Louisville, Kentucky. Negli Stati Uniti, la pista ciclabile di Louisville è più una striscia di vernice bianca sull'asfalto. Un'esperienza da brividi per chi ama vivere pericolosamente. Sesta tappa, Edimburgo, Scozia. Non ci stanchiamo mai di Edimburgo. Questa volta la pista ciclabile è talmente corta che dura solo pochi metri. Meglio scendere dalla bici e camminare, no? Settima tappa, Birmingham, Inghilterra. A Birmingham le cose si fanno interessanti. Una pista ciclabile diventa improvvisamente stretta come una passerella quando passa un tram. Preparatevi a sfoderare le vostre abilità di contorsionisti. Ottava tappa, Kurmend, Ungheria. In Ungheria, una pista ciclabile sembra uscito da un parco divertimenti o da un incubo. Delle gobbe assurde la trasformano in una montagna russa per biciclette. Divertente? Forse no. Nona tappa, North Yorkshire, Inghilterra. Nel North Yorkshire i ciclisti sono costretti a fare un giro lunghissimo e inutile per raggiungere la loro destinazione. Forse i progettisti pensavano che la bicicletta fosse un mezzo di tortura. Decima tappa, località sconosciuta. In una località misteriosa, le auto elettriche in ricarica bloccano completamente una pista ciclabile. Forse i possessori di auto elettriche dovrebbero imparare a parcheggiare correttamente. Undicesima tappa, Villavicencio, Colombia. In Colombia una pista ciclabile presenta pericolose coperture di scarico che potrebbero inghiottire i pneumatici delle biciclette. Un vero e proprio trappola per ciclisti. Dodicesima tappa, Halifax, Inghilterra. Ad Halifax una pista ciclabile è talmente bizzarra e poco funzionale che sembra uscita da un film di fantascienza. Forse i progettisti erano ubriachi quando l'hanno progettata. Tredicesima tappa, Ascoli, Italia. Concludiamo il nostro tour in Italia, dove una pista ciclabile è talmente piena di segnali che sembra un campo da calcio. Ma dove si va a pedalare tra tutti questi cartelli? Se conoscete altre piste ciclabili da incubo, condividetele con noi nei commenti. E se questo video vi ha fatto sorridere, non dimenticate di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale per